Seconda giornata di gara per la 30ª edizione dell'Italian Bahia, gara valida per la Coppa del Mondo di specialità e campionato italiano cross country rally e side by side. Dopo la vittoria sorpresa nel prologo del venerdì del portoghese Ferreira su Mini, sabato salgono in cattedra Nesser Latia, pilota del Qatar, campione del mondo e trionfatore nell'ultima Dakar, e il vincitore della passata edizione della gara pordenonese, il saudita Yasser Arraji, entrambi su Toyota Hilux. Nel primo passaggio del settore selettivo PASC di 131 km sui greti dei fiumi Tagliamento, Cosa e Meduna, il più veloce è risultato Nesser Latia con un vantaggio di soli 12 secondi su Arraji dopo 1 ora e 41 minuti di prove cronometrate. Terza piazza per il portoghese Ferreira, che ha preceduto l'argentino Jacopini. Primo tra i piloti italiani Merigo Ventura, navigato dal cordenonese Mirko Brun su side by side Yamaha. Il pilota piemontese termina con un brillante 7º posto. La corsa, organizzata dal Fuoristrada Club 4x4 di Pordenone, compie 30 anni e venerdì sera nel centro Magredi di San Quirino ha festeggiato lo straordinario traguardo con la presenza di oltre 300 ospiti, tra cui il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ed il presidente dell'ACI Angelo Sticchi Damiani. Questo pomeriggio è calato il sipario sulla gara valida per il campionato italiano, mentre la sfida della Coppa del Mondo Cross Country Bahias terminerà nella mattinata di domenica con l'ultimo settore selettivo, da Dignano a Cordenons, di oltre 130 km cronometrati.